Carissime eccellenze, carissimi sacerdoti, carissimi amici, il primo scopo della mia breve visita tra voi è quello di portarvi il saluto, l'affetto e la benedizione del Santo Padre Benedetto XVI. Abbiamo parlato di questo incontro che si inserisce come un'agenda nelle iniziative per la conclusione dell'anno sacerdotale ed egli ha manifestato il suo apprezzamento verso i movimenti ecclesiali che hanno voluto questo convegno nel segno dell'unità e della fraternità. Vengo dunque per dirvi che il Papa vi è particolarmente vicino. Abbiamo citato anche un nome, mi permettete di dirlo ad alta voce senza offendere gli altri responsabili organizzatori del convegno. Abbiamo ricordato un certo Don Pepe. Con tutte le storie che abbiamo condiviso un po' di anni fa. Domani, durante la grande vendita di preghiera con i sacerdoti in piazza San Pietro, avrete modo di incontrare il Papa di persona, che vi sarà presente anche fisicamente, e risponderà alle domande che alcuni sacerdoti gli rivolgeranno. Questo incontro porta il titolo Sacerdoti oggi, sacerdoti e non sacerdoti, per dire che la nostra vita si declina al plurale. Il sacerdote è l'uomo della comunione e qui mi piace sottolineare che il respiro della comunione è un elemento fondamentale per la salute del corpo della Chiesa. Tutti i tempi, in modo speciale nel nostro tempo. Leggendo il programma del vostro convegno, ho potuto scorgere, attraverso le diverse tappe che lo compongono, il percorso di una vita sacerdotale robusta e generosa, improntata a una radicale forma comunitaria, come recita la ricca espressione dell'esortazione apostolica Pastores Dato Vobis, che fa del sacerdote un tutt'uno con il vescovo, il presbiterio e che si trova in rapporto di corresponsabilità con i fedeli laici. Non lo si dirà mai abbastanza che il sacerdote è un uomo di Dio, una icona di Cristo, e questo non solo quando prega o celebra i sacramenti, ma in tutta la sua vita. Egli è immagine di Dio che è amore, Deus caritas est, della sua misericordia, dell'amore crocifisso. I sacerdoti inoltre sono essenzialmente fratelli tra i fratelli, nei quali ravvisano il volto di Cristo, fratelli di ogni persona umana, degli uomini e delle donne, da amare e da servire con totale dedizione, senza attaccamenti umani, senza ricerca del proprio interesse. Allora si comprende l'attualità e la bellezza del celibato, e in voi questa bellezza risplende di quell'amore incondizionato che è sempre stato tenuto in grande considerazione nella Chiesa come segno e stimolo della carità e come sorgente di speciale fecondità nel mondo. La Chiesa e l'umanità hanno bisogno di sacerdoti di questa tempra, di autentici profeti di un mondo nuovo,
quel mondo iniziato con la venuta di Cristo in continuo divenire, in continua formazione. Cari amici sacerdoti, in questo tempo con il Santo Padre ci siamo dovuti far carico del dolore per le infedeltà a volte molto gravi di alcuni membri del clero che hanno inciso così negativamente sulla credibilità della Chiesa. Per cui il Papa, rispondendo ai giornalisti durante il recente viaggio in Portogallo, ha parlato persino di una persecuzione che nasce dall'interno della Chiesa. Da questo dolore però scaturisce una presa di coscienza provvidenziale. Occorre vivere una stagione di rinascita e di rinnovamento spirituale, seguire con coraggio la via della conversione, della purificazione e della riconciliazione, trovare nuove vie per trasmettere ai giovani la bellezza e la ricchezza dell'amicizia con Gesù Cristo nella comunione con la sua Chiesa, tutte espressioni di Papa Benedetto nella sua lettera ai cattolici di Irlanda. Quindi non oscurità o tenebre e camminare a tentoni, ma luce e camminare con la testa alta, come dice la lettera di Ebrei, con lo sguardo fisso a Cristo, sommo ed eterno sacerdote. Fin dall'inizio della indizione dell'anno sacerdotale, la sua bellissima lettera, il Papa ci ha orientati a cogliere la nuova primavera che lo Spirito sta suscitando ai giorni nostri nella Chiesa. Non per ultimo, scrive il Papa in quella lettera, attraverso i movimenti iniziali e le nuove comunità. Siate vicini, soprattutto voi che trovate la linfa vitale per la vostra santità sacerdotale proprio nell'ambito di alcuni di questi movimenti ecclesiali. Vivete nell'ardente carità e nella gioiosa speranza che dona lo Spirito Santo, affinché la Chiesa testimoni sempre più la sua santità attraverso il dinamismo e la comunione nell'unità che è buona. Non posso concludere queste mie brevi parole senza ricordare a me stesso e a voi, cari amici sacerdoti, che nessuno come Maria Santissima ha vissuto una tale profonda comunione con Dio e di conseguenza una tale profonda comunione con fratelli e sorelle nella Chiesa, una comunione che si proietta sul mondo, dove la Vergine Santissima accompagna la missione di ogni sacerdote. È stato detto molto opportunamente che la Vergine appare quale grembo benedetto di Cristo, donna di fede unita ai misteri del Figlio nel rispetto della sua trascendenza, figlia di Sion che riunisce nel Tempio di Cristo i dispersi figli di Dio. In spirituale e intensa comunione con Maria noi sapremo trovare la strada per riunire nella vera comunione di Cristo tutta la Chiesa e con essa l'intera famiglia umana. Questo è il mio augurio, questo è il nostro impegno per il futuro che inizia dal termine dell'anno sacerdotale che è già iniziato e che continua con i doni dello Spirito Santo. Grazie.